Ritorna a Supersano il Salento Sound Festival, che per la sua quinta edizione ospiterà l'unica tappa in Italia degli Alfa Blondi. Salento Sound Festival è organizzato dall'Associazione Turistico-Culturale Proloco di Supersano in collaborazione con i giovani supersanesi. L'evento musicale, nato con il fine di favorire la collaborazione e il confronto tra le generazioni supersanesi, nelle scorse edizioni ha ospitato i ritmi di Roy Paci, Africa Unite, Giuliano Palma and the Blue Beaters e Caparezza. Quest'anno sarà la volta degli Alfa Blondi e questa è la loro unica tappa in Italia, supportati dai Bubu Vibration. Il festival quest'anno titola Per non dimenticare, in ricordo degli amici scomparsi, tra cui il nostro caro amico giornalista Michele Frascaro. Appuntamento sabato 31 luglio 2010 alle ore 22 in Piazza Magli a Supersano. Booty don't select that. Siamo arrivati alla quinta edizione del Salento Sound Festival. Da cosa nasce? Allora, quando 5 anni fa iniziamo a pensare alla creazione del Salento Sound Festival, capimmo subito l'importanza di affiancare all'evento musicale un significato sociale, un mirato, preciso. Siamo partiti da qui per poi arrivare quest'anno alla quinta edizione, in cui il nostro messaggio sarà un autentico messaggio di pace, rivolto a tutte le popolazioni e a tutte le religioni. E chi meglio di Alfa Blondi poteva interpretare la nostra esigenza, la nostra volontà. Quest'anno ha un titolo particolare, per non dimenticare 4 nostri cari amici scomparsi prematuramente. Noi vorremmo unire il nostro messaggio e la nostra vicinanza a loro tramite appunto il nostro evento musicale, e il nostro messaggio sarà musicale appunto, e li raggiungerà dove loro sono. Per il 31 quindi vi aspettiamo tutti numerosi, abbiamo organizzato un ampio parcheggio all'ingresso del paese, ci tengo a dire che l'evento è rigorosamente gratuito, ci saranno degli stand gastronomici e l'ingresso, l'apertura del festival sarà fatta dalle autorità, tra cui il sindaco del comune di Supersano, il Roberto De Vitis, e la vicepresidente della regione Puglia, Loredana Capone. Vi aspettiamo, grazie. Come rispondono a questo tipo di eventi le autorità, le istituzioni? Tu prima facevi il nome del sindaco, sono ben accetti soprattutto a Supersano, no? Dove è importante, come dire, mantenere viva una cultura. Allora, su questo possiamo dire tranquillamente che dal primo anno i vari sindaci che si sono susseguiti ci hanno sempre considerato, sia economicamente ma sia stando a fianco a noi nell'organizzazione e nelle varie problematiche che ci sono ad organizzare un evento del genere. L'anno scorso con Caparezza noi abbiamo avuto la punta massima di 18.000 presenze, quindi organizzare un evento del genere dal punto di vista di sicurezza e dal punto di vista di organizzazione in sé come evento musicale comporta un lavoro dietro, un lavoro molto delicato, e se non c'è a fianco a noi un ente come l'amministrazione comunale, questi eventi non riescono ad essere portati a termine. Quindi noi ringraziamo sia la Regione Puglia sia il comune di Supersano, che essendo comunque un piccolo comune nel nostro Salento ci aiuta e ci aiuta tantissimo. Salento Sound Festival è, come dire, è un punto d'arrivo di una macchina che si muove tutto l'anno. Sì. Quanto è complicato gestire anche degli eventi così grandi? Allora, appunto, come dicevo prima, il comune ci segue, però purtroppo i tempi sono questi, stiamo in un limitato budget economico, quindi comunque noi riusciamo a far fronte a questo grazie anche alle grandi aziende e piccole che con il loro contributo finanziario riescono ad affiancare la nostra volontà di portare comunque a termine il Salento Sound Festival. E a fianco a loro io voglio ricordare anche i tanti ragazzi di Supersano che affiancano noi della Proloco nel buon esito dell'evento. Va bene, noi ti ringraziamo, ringraziamo la vostra Proloco, ci vediamo quindi il 31 luglio alle ore con Alfa Blondi. Allora, start alle ore 22 con Alfa Blondi e la Bubu Vibration. Il tuo intervento sarà musicale all'interno del Salento Sound Festival. Il nostro apporto è assolutamente esclusivamente musicale.
Facciamo i furbi, perché attraverso la musica poi spacciamo dei messaggi che sono subliminali, no? Bisogna resistere, resistere, resistere. I ragazzi della Proloco hanno resistito, sono riusciti anche quest'anno a portare a termine un evento, a mettere su una macchina organizzativa non indifferente. Loro sottovalutano, dicono invece hanno fatto un grandissimo lavoro. Sono assolutamente contentissimo di essere presente insieme alla mia band, la Bubu Vibration, che quest'anno tra l'altro ha fatto due singoli, uno dei quali dedicato a Salento, Salent Town, che tu la conosci? Voglio sentirla. Ridendon din 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 te parabita matin, culumitu wow. Galatin galaton don don. Questa è uno scioglilingua. Uno scioglilingua, esatto, che viene da un proverbio antico. Scherzavo ovviamente. Il nostro apporto sarà musicale, suoneremo insieme alla leggenda del reggae Alpha Blondy, non vediamo l'ora di incontrarlo, scambiarci un po' di punti di vista su quello che è anche l'andazzo della musica reggae in giro per il mondo. Insomma, vi aspettiamo, che dire, vi aspettiamo non tutti, di più, portate anche quelli che non ci sono, venite tutti e portatevi dietro quelli che non ci sono. Tu prima hai detto una cosa importante, cioè che ci sono dei messaggi subliminali impliciti che partono dalla musica, che vengono dalla musica. Qual è il vostro messaggio? Ah, il nostro messaggio è intanto preservare se stessi, preservare la terra in cui si vive, essere coerenti, cercare di dire la verità sempre, comunque, anche se scomoda, ecco. Qual è la funzione della musica oggi? Quale dovrebbe essere? Ah, la funzione della musica non dovrebbe essere quella di scaldare, diciamo, di suonare nei supermercati così mentre la gente fa la spesa. La musica dovrebbe essere un'arma, perché è un'arma, è un mezzo di comunicazione. Se noi consideriamo internet un'arma, dobbiamo considerare anche la musica un'arma, perché è proprio un mezzo di comunicazione. La gente comunica con un fischio, comunica con una canzone, comunica con un verso. Quindi ecco, la musica è un'arma.